Ho preparato il pane e questa bello che lievitato. Quindi ora darò la forma al pane. Nel frattempo ho preparato il cestino da lievitazione con un po' di semola. Allora, ora mi dovrò sollevare qui, non mi vedrete, ma ci sono. Pieno di bolle l'impasto, quindi mettiamo un po' di semola sul piano. Scusate il rumore di sottofondo, ma ho un po' le finestre aperte perché ecco che spritz risponde. Ho le finestre aperte, dicevo, perché c'è un caldo micidiale e quindi spritz risponde. Allora, pane. Scusate, mi lavo le mani. Scusate i rumori di sottofondo. Allora, adesso io darò la forma alla mia pagnotta. Non sono tanto brava. Dicevo, non sono tanto brava. Però di solito esce bellino. Quindi ho trasferito l'impasto sulla spianatoia. Ora lo abbasso, lo stendo leggermente con le mani e chiudo. Prima una parte e sigillo, poi l'altra e sigillo. Prendo i bordi, chiudo all'interno e sigillo. Prendo i bordi, chiudo all'interno e sigillo. Allora, per quanto riguarda la lievitazione del pane, la prima lievitazione è quella più lunga, nel senso che deve triplicare di volume, raddoppiare, triplicare, vedete voi. La seconda lievitazione, ossia nel cestino, è un po' più corta, non deve proprio triplicare e raddoppiare, però deve essere abbastanza lievitato. Anche se non raggiunge il raddoppio, non succede nulla. Quindi prendiamo delicatamente la pagnotta e la parte liscia andrà sotto. Guardate. Ora, perché non si butta via niente, io recupero sempre la semola rimacinata dal fondo. E insemmolo per bene la superficie. Guardate quante bolle ha. Ecco, una volta che ho insemolato la superficie, copro con un panno e da qui dovrà lievitare. Io allora sono le 18 e 15, le 18 e 15. Verso le 19, 19 e un quarto, un'oretta diciamo, infornerò. A dopo. Allora, voglio spendere due parole per quanto riguarda la pentola in cui andrò a cuocere il pane. Tanto lo so che me lo chiedete, come sempre. Io oramai, chi mi segue lo sa, cucino sempre il pane in pentola. Allora, questa pentola l'ho ricevuta in omaggio quando ho acquistato il Bimby. Allora, la trovate nel sito del Bimby. È del materiale della pietra refrattaria, è un po' sporca, ma io la utilizzo solo ed esclusivamente per il pane, quindi non so neanche come abbia fatto a sporcarsi. Comunque, su Amazon esistono tantissime alternative, anche un po' più economiche. Se volete, scrivetemi, io vi farò una ricerca e vi darò il link vi consiglierò la pentola più adatta da utilizzare. Quindi adesso io accendo il forno con all'interno la pentola e quando raggiunge temperatura vi mostro come preparo il pane. Eccomi tornata. Il pane è lievitato tantissimo, tantissimo, il giusto. Ecco qua. Ora lo trasferisco nella carta forno perché non andrà a contatto diretto con la pentola. Quindi io sempre
sempre, riciclo sempre la carta, capovolgiamo. Ed eccolo qua, pronto. Ora vado a prendere la pentola bollente. Quindi cosa faccio? L'appoggio su questo tagliere in legno. Vado. È bollente, bollentissima. Togliamo il tappo. Voilà. Ora. Per 30 minuti alla potenza massima, il mio forno è circa 250 col tappo, per 30 minuti, poi abbasserò la temperatura a 200 gradi per altri 20 minuti. Vado. Allora, sono passati 30 minuti, ora abbasso il forno a 200 gradi e tolgo il tappo. Vi mostro com'è il pane. Allora, non ho fatto il classico taglio con la lametta perché mi piace quando si spacca in modo naturale. Guardate, adesso altri 20 minuti circa a 200 gradi. Ecco qua. Ora lo trasferisco in una gratella e lo farò raffreddare prima di vedere l'interno. Ed ecco il pane in tutto il suo splendore. C'è un profumo. È un po' caldino, eh? Diciamo che non ho aspettato e quindi... Però, che dire, risultato perfetto. Guardate qua. Buonissimo. Buonissimo. Ciao, è la prossima ricetta. Allora, in tanti mi state chiedendo se il pane può lievitare in una comune ciotola. La risposta è sì. Però altrettanti di voi mi hanno chiesto dove possono trovare il cestino da lievitazione. Questo è quello che ho utilizzato poco fa, infatti è sporco di semola. Era un set completo, composto da il cestino ovale con la sua stoffa, tondo. Poi in dotazione c'era il mestolo per impastare, la lama per tagliare il pane e il tarocco. È molto carino perché non so se si vede, però ci sono anche una sorta di metro per misurare. E niente, questo è un set completo che io ho acquistato su Amazon. Se vi può interessare, scrivetemi e sarò felice di condividere il link con voi. Ciao!